Allora, Marco Travaglio, c'è una novità, perché Chiara Ferragni era già stata sanzionata dall'antitrust venerdì scorso. Giorgia Meloni la attacca pubblicamente durante Atreju. Stavolta il nemico che si è scelta era già sconfitto. Sì, spero di non dover scegliere fra la Meloni e la Ferragni, perché hanno torto tutte e due. La Ferragni per la ragione che ha indicato l'antitrust. Tanto, per come la vedo io, la beneficenza si dovrebbe fare di nascosto, come faceva Totò, che nascondeva le banconote sotto le porte delle case dei rioni più poveri di Napoli senza dir niente a nessuno, tant'è che l'abbiamo saputo dopo la sua morte. Questa cosa di fare la pubblicità, di fare la pubblicità con la beneficenza, guadagnandoci tra l'altro non mettendo un euro in beneficenza, è una cosa abbastanza grave al di là di tutto. Quindi nessuna ragione per difendere Chiara Ferragni, che ha chiesto scusa pure lei, quindi evidentemente si è resa conto tardi di averla fatta grossa, e non solo in quell'occasione. Ovviamente è inaudito che il Presidente del Consiglio attacchi un privato cittadino semplicemente perché la Ferragni un paio di volte le era andata contro, altrimenti l'avrebbe difesa, come difende per fatti molto più gravi Lollobrigida che fa fermare i treni, Sgarbi che ne combina più di Bertoldo in Francia, Gasparri conflitto di interessi, la Santanchè che ha impicci finanziari gravissimi con le sue società. Cioè, è stata attaccata solo ed esclusivamente perché si era permessa un paio di volte di criticarla, e dato che ha molti follower, i politici scambiano i follower per elettori, e quindi pensano che avere gli influencer contro sia un danno elettorale, cosa che non è, perché altrimenti se i follower fossero voti la Ferragni sarebbe Presidente del Consiglio. Quindi c'è anche una sopravvalutazione di queste strane figure di persone che non sanno fare assolutamente niente e che guadagnano un sacco di soldi, per i quali naturalmente io ho la massima ammirazione, perché è il mestiere più comodo del mondo. Non sapere fare niente e fare soldi a palate è splendido. Che classe dirigente si è riunita a Atreju? Cosa hanno celebrato? E esiste questo schermo di comunicazione a nascondere i pochi risultati del governo? Ma io sono felice che ci sia qui Sabina, perché Sabina nel 2004 fece un programma che si chiamava Rai 8, che fu chiuso dalla Rai dopo una sola puntata, me lo ricordo bene perché davo una mano tra gli autori, e era appena partito l'attacco americano un anno prima all'Iraq. E Sabina coniò l'espressione armi di distrazione di massa per prendere in giro le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, che notoriamente furono usate per giustificare quell'attacco e che non c'erano più. Queste sono armi di distrazione di massa. Mi dispiace per Alessandro Giuli, ma l'unica che arranca è la Meloni, perché la Meloni, per le ragioni che diceva prima De Angelis e per molte altre, non ne sta azzeccando una. È costretta a fare non la marcia su Roma, ma la retromarcia quotidiana su Roma. Prende sberle dappertutto, sta facendo una legge finanziaria che appena gli italiani ne sentiranno i risultati nelle loro tasche si incazzeranno da morire, perché è la più miserabile legge finanziaria degli ultimi 20 anni, proprio coi fichi secchi, proprio per non osare sfidare i falchi di Bruxelles, nelle cui mani si è consegnata senza nemmeno combattere. E quindi che cosa è costretta a fare? A scegliersi i bersagli grossi per finire sui giornali e fare in modo che tutti parlino della Ferragni, dell'attacco alla Ferragni, della risposta alla Ferragni, delle lacrime della Ferragni, di Saviano, della risposta di Saviano. Poi non è vero che ha attaccato soltanto due donne, ha attaccato anche Saviano, che è un uomo, ha attaccato Conte per il super bonus, per il reddito di cittadinanza. Le è andata male, perché mentre lei diceva ho fatto bene, rivendico l'abolizione del reddito, la Banca d'Italia, non così un'entità underground, le ha ricordato che così ha gettato sull'astrico altre 900.000 famiglie, come se non avessimo abbastanza poveri. E quindi è lei che è costretta disperatamente a guadagnare tempo distraendo l'opinione pubblica. Bisogna vedere per quanto tempo ci riuscirà ancora, perché è chiaro che non è su queste cose che perderà consensi. I consensi si perdono sempre sulle cose fondamentali, che sono le cose dell'economia. Quando uno vede che nelle proprie tasche ci sono meno soldi di prima
e al governo c'è chi aveva promesso l'età dell'oro e il regno di Saturno, quello sarà il momento in cui avverrà quel click nell'elettorato variabile che la mollerà. È già successo con Salvini, è già successo con Renzi, succede sempre, ecco, così. Lei non ha niente da rivendicare dopo un anno di governo, questa è la sua tragedia. Un'altra cosa che era già successa con Renzi. C'è un deficit di sovranismo. Sa Alessandro Giuli cos'è? Un'altra cosa che era già successa con Renzi era la Leopolda. Aveva avuto un successo incredibile, grandi VIP che erano andati a trovarle, una grande partecipazione, titoli sui giornali, Renzi che attaccava ognuno dei nemici del momento e alla fine andò come dice Marco Travaglio. Allora, un ottimo esempio da non seguire, bisogna intendersi però, mettici un po' d'accordo, allora o è stato il cinepanettone o è stata la Leopolda. O è un ultra del sovranismo o c'è un grave deficit di sovranismo che scopro che sia il direttore del Fatto sia un brillante analista politico e vice direttore di sinistra imputano a Giorgia Meloni, quindi è poco sovranista, va bene, registriamo questa cosa. Dopodiché è talmente in difficoltà che però ai sondaggi al 30%, ora Renzi con gli 80 euro, Renzi fece qualcosa di molto importante. Il punto vero è che quella era una festa di partito, quindi è inutile cercare il proclama alla nazione e il proclama all'Europa, che pure c'è stato, compresa la missione che sull'immigrazione non si sono raggiunti i risultati. Quella è una festa di partito che si chiude inaugurando campagna elettorale con un discorso che scalda il mondo del partito. Il problema non è che è poco sovranista, non ci vuole il problema non è che ci vuole il sovranismo per risolvere i problemi dell'immigrazione. Su questo sono d'accordo. Ci vuole anche perché diciamo con Visegrad le risolvi i problemi. Vuole un po' di politica, e quando il problema è che quando lei dice giustamente bisogna portare l'Europa in Africa e anche giustamente propone un piano enfaticamente chiamato Piano Mattei, è che poi non è in grado di farlo. Tutto questo benedetto piano Mattei, c'è una cabina di regia vuota, senza una linea, l'ho annunciato, io me li sono andato a contare gli annunci, ci sono 35 annunci, ancora non c'è un pezzo di carta scritto. No, poi ha detto lo dobbiamo scrivere con c'è lo De Angelis. La cosa si riassume dicendo che De Angelis e Travaglio non imputano poco sovranismo ma poca coerenza rispetto alle premesse elettorali. Marco Travaglio, qua si apre la riflessione sulla classe dirigente che era ad Atreio. Oggi c'è stato, non so se uno scivolone oppure un ragionato intervento del Presidente del Senato La Russa, prima ha detto il Capo dello Stato ha troppi poteri, con il premierato verrebbero ridimensionati, poi ha fatto una specie di retromarcia dicendo ma è conclamato il mio rispetto per Mattarella, non si capisce se personale o per il ruolo, è l'ennesimo scivolone di quelli che stanno intorno a Giorgia Meloni o è una ragionata ha gettato giù la maschera, come dice De Angelis, è quello che in realtà pensa. Ma io penso che i presidenti della Repubblica ultimamente si siano presi dei poteri che non avevano, cioè prima Napolitano e poi Mattarella hanno trovato il modo di riffa o di raffa di far fuori i presidenti del Consiglio che erano stati espressi dai cittadini, o comunque di evitare che i cittadini decidessero la maggioranza di governo organizzando ammucchiate a fine legislatura, lo fece Napolitano. Tutto legittimo, per carità, non c'è stato nessun colpo di Stato. Semplicemente se si trovasse il modo di impedire che quando si deve decidere chi governa lo decida il Presidente della Repubblica anziché farlo decidere agli elettori, io preferirei. Avrei preferito caduto Berlusconi che si votasse e caduto Conte che si votasse. Il risultato naturalmente dopo quelle votazioni è stato esattamente quello opposto a quello auspicato dai due Presidenti della Repubblica, quindi si sono anche dati la zappa sui piedi. Ma in ogni caso a me personalmente non scandalizza che La Russa voglia, dica per l'ennesima volta che vuole l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Sappiamo che lui è contro il premierato, lui vuole eleggere il Presidente della Repubblica e non il Presidente del Consiglio. È legittimo, se mai vedremo quella riforma scopriremo se ci sono dei contrappesi come quelli che ci sono nei paesi dove si elegge il Presidente della Repubblica. Letto il premierato sappiamo che non hanno previsto nessun contrappeso al premier eletto. Vedremo se cambiano di nuovo idea e eleggono un altro presidente, se qualche contrappeso ce lo mettono. A me oggi ha preoccupato molto la frase di Lollobrigida, che ormai ogni volta che apre bocca perde un'occasione per star zitto. Lollobrigida ha detto abbiamo il nemico in casa, e il nemico in casa sarebbe Siegfried Ranucci e Report.
Intanto la RAI non è casa Lollobrigida, casa Lollobrigida e casa Meloni sono la stessa cosa, ma la RAI teoricamente si chiamerebbe servizio pubblico e non dovrebbe entrarci niente con un partito che è un'associazione privata come le bocciofile, con qualche obbligo contabile in meno delle bocciofile. Ma dire abbiamo il nemico in casa, ma come ti permetti? Ma dovresti vergognarti, è l'unico programma libero che è rimasto in televisione, la settimana scorsa improvvisamente ha avuto un grande successo sui giornali di destra perché aveva sgamato Zan e la moglie di Franceschini per una cosa, adesso è ritornato il nemico perché si è occupato di Sgarbi e del vino, cioè, ma si può andare avanti così? Questo è grave, non la russa. Per quanto imprecisa possa essere, infelice, la frase era nemico in casa Italia, non c'è una dimensione, un'idea proprietaria della RAI in quell'espressione. Dopodiché, no, c'è l'idea. C'è l'idea che tutto sommato si può anche cercare di illuminare l'altro lato della medaglia e non solo sostenere che gli agricoltori, gli allevatori sono degli imbroglioni, perché poi il senso di quell'affermazione era questa. Nell'agricoltore italiano io sostengo, è di per sé, bravo. Adesso tra un po' arriva la battaglia del grano, lo so che mi va a portare là, ma non è questo. No, non ci volevo arrivare, non me l'ha venuta in mente, ma bugiardissimo, capisco. Guarda, vampi. No, ma quindi verità... chi fa informazione è un nemico dell'Italia? Ma era, diciamo, vogliamo chi fa informazione sui prodotti di consumo è un nemico dell'Italia, diciamo, e lo decide Lollobrigida. Ma chiaro che no, il cognato del premier è chiaro, ma che dico, no, ma stiamo matti, diamo i numeri. Adesso faccio, non devo fare io la difesa d'ufficio, però è evidente che il contesto era, ma la stai una facendo, evitala. No, non lo sto facendo, ho appena detto che era, dillo che Lollobrigida ne ha sbagliata una, le sbaglia tutte, ma guarda, dinne che quando, una almeno quando è stato il caso di dire che hanno sbagliato, l'ho detto, ho detto in iperbole, mi sembra evidente il contesto, però era evidente, non si può pensare che parlasse della RAI, era un riferimento a un trattamento poco completo del dossier agroalimentare, illuminato da un'inchiesta di Report a cui auguriamo ovviamente vita eterna. È giusto, perché lo dici con questa voce, ci crede, perché se lo dicevo un altro...